le notti sono lunghe. A partire da oggi, signori, vi porto a Piobesi, al castello di Piobesi torinese, ma in generale a Piobesi c'è artisticamente, si comincia oggi, si va avanti fino al 26 di maggio, ma facciamoci raccontare tutto quanto dal primo cittadino di Piobesi. Buongiorno sindaco, benvenuto su GRP. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno. Allora, cos'è artisticamente? Cosa succederà? Io ho visto un programma ricchissimo di cose da fare, per tutti, ecco. Ma è nata da un'idea balzana del 2018 per riportare un po' nel parco del Castello di Piobesi l'arte, la cultura, la musica, i libri, partendo dai giovani, dai concorsi di scrittura che abbiamo ideato in quell'anno. Ed è, tranne l'anno del Covid, è proseguita fino adesso e sta crescendo sempre di più. Tra l'altro vedo che c'è, non è solo la classica fiera sagra, cioè c'è partecipazione, ci sono un sacco di lezioni, di laboratori, cioè si può provare a suonare uno strumento musicale, diventare un tecnico audio, cantare, ma anche invece lezioni di danza, è vero? Sì, perché la parola d'ordine quest'anno è che la musica si fa insieme, ma non solo questo tipo di arte, ma tutte. In effetti ci sono associazioni piobesine che vengono e si raccontano, si mostrano per la musica, l'arte, la recitazione. Poi arrivano degli artisti abbastanza famosi dall'esterno e quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. E ci sarà anche come gran finale un concerto nel parco, lo spettacolo finale, lo street food, questo perché ci permettete anche di stare tutto il giorno praticamente a Piobesi in modo da essere rinfocillati su tutto, ecco, bere e mangiare, non manca davvero niente. Esatto, perché se il tempo tiene ma promette al bello, sabato sera e domenica sera avremo dei concerti nel parco all'aperto con street food garantito da operatori locali, quindi non arriva nulla dall'esterno, ma sono tutti i macellai, i bar e la Proloco che invadono praticamente il cortile. Che bello, esatto, molto molto bello. Parco storico verde di Piobesi. Quindi non ci resta che postare la locandina, anche perché se dovessimo parlare di tutto il programma, veramente è lunghissimo, è ricchissimo. C'è il mercatino dei libri, le associazioni in mostra, c'è la possibilità di salire all'antica torre grazie alla protezione civile. Insomma, sono veramente tanti gli eventi pensati per questo lungo weekend che inizia oggi e va avanti fino al 26 di maggio. Ci sarà tutta la locandina con il programma completo anche sui nostri social. Io ringrazio il sindaco di Piobesi per essere stato nostro ospite. Volevo ancora solo dire, precisare una cosa, che parte già stasera con Valeria Tron, quindi la famosa artista scrittrice che ci parlerà delle sue ultime, dei suoi ultimi lavori, e poi sabato sera, come dicevo, musica celtica, concerto in castello. Ha fatto benissimo ad aggiungere queste due informazioni preziose che arricchiscono ovviamente il programma. A presto, grazie sindaco. Grazie a voi, buona serata. GRP.